Oggi vogliamo dire una cosa su San Francesco e Padre Pio. Fra l'altro si chiamava Francesco Padre Pio. Quando era piccolo, a Pietrelcina, Padre Pio volevano avviarlo a studiare a Montevergine dai Benedettini. Ma c'era un monaco, allora si diceva monaco cercatore, monaco non di messa, cappuccino, che girava per la campagna del Beneventano. E quindi Padre Pio piccolo incontrava spesso questo monaco che umilmente andava a chiedere l'elemosina per il convento e, come dice Fra Cristoforo dei Promessi Sposi, si riceveva e si distribuiva. Io dovrei ricordare anche il nome di questo frate, ma in questo momento non mi viene. Sta di fatto che Padre Pio, giovane, piccolo, disse: no, io non voglio andare a Montevergine per diventare benedettino, io voglio diventare cappuccino come quel monaco. Chissà quanti ringraziamenti ha ricevuto Padre Pio da quel monaco, e il monaco ha ringraziato Padre Pio, perché noi della terra non conosciamo i rapporti che ci sono fra i santi in cielo. C'è un altro episodio molto bello, anche se il tempo corre. Santa Edith Stein era un'ebrea, è diventata cattolica, era una professoressa di filosofia tedesca, ottava figlia di una famiglia ebrea. Si è convertita perché Dio l'ha toccato il cuore, ma lei racconta che una volta, mentre stava a Colonia, nel Duomo di Colonia, entrò una donna vestita da popolana, con la spesa in mano, andò verso il Santissimo, si inginocchiò, poi tornò. Edith Stein ricorda questa donna come una delle persone determinanti della sua vocazione, perché disse: ma cos'ha quella cosa nascosta lì nell'ostia? Che cos'è? Bene, San Francesco nella vita di Padre Pio è entrato attraverso questo umile frate cercatore.